Salve. Materiali: una piastra, colla a caldo, forbici, del nastrino, una pallina di polistirolo e della gomma Eva Glitter. Ora vado a realizzare dei rettangoli. L'altezza è di 10 cm, la lunghezza è di 13 cm. Prendo il rettangolo e vado a disegnare delle linee in questo modo. Lo piego e taglio, lasciando un centimetro sopra senza tagliare. Le strisce devono essere di un mezzo centimetro. Questo è il risultato. Potete anche tagliare a mano libera, lasciando sempre il centimetro sopra. Cerco di essere precisa e di tagliare tutte le strisce uguali. Prendo il rettangolo e lo metto sulla piastra. Il lato dei glitter deve andare sopra e vado a realizzare dei rotolini. Riscaldando la gomma Eva, i cerchi che si formeranno sono più rigidi. Una volta tolta, si arriccerà da sola. Prendo il rotolino e lo vado ad incollare in questo modo. Vado ad incollare tutti i rotolini, sempre nello stesso modo. Lo vado ad avvolgere, aggiungo della colla e formo dei piccoli ciuffetti. Quando chiudo, cerco di allineare bene la striscia. Prendo del nastrino uguale al colore della gomma Eva, lo piego e lo vado a mettere in questo modo, in mezzo al ciuffetto. Aggiungo sempre un po' di colla e procedo a chiudere. Prendo una piccola pallina e vado ad incollare i ciuffetti. Aggiungo della colla e aspetto che si asciuga, mantenendo bene il ciuffetto. Procedo ad incollare un altro ciuffetto. Quando incollo, non lascio lo spazio. In questo modo la pallina sotto non si noterà.
L'effetto di questa pallina è molto particolare. Si può realizzare in tantissimi colori. La potete utilizzare sul vostro albero, ma anche come pendente. Continuo ad incollare e aspetto sempre che la colla asciuga. Procedo con gli ultimi ciuffetti. Ora vado ad inserire l'ultimo ciuffetto. La controllo e vado ad aprire qualche ciuffetto chiuso per non lasciare spazi. Ho iniziato il lavoro con questa piccola pallina e questo è il risultato. Il video è terminato. Se vi è piaciuto questo video, datemi un like. Iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina e condividete.